fili di metallo ritorti e vedete che rappresentano i canoni della bellezza dal punto di vista proprio dell'estetica, dell'armonia estetica, però rappresentano anche delle tematiche tipo la guerra, per esempio, oppure una salita al Calvario, eccetera, però ci sono anche delle scenette ironiche, quindi trattano diverse tematiche, insomma, sempre questa risposta però dell'estetica che deve essere presente nella raffigurazione che loro hanno realizzato. Per la pittura figurativa abbiamo artisti come Fiorenza, i suoi bellissimi fiori che sono pieni di simbologie, riguardano un po' la vanità delle cose umane, sono opere che sono nell'altra saletta, e abbiamo ancora Anna Bonini con i suoi fiori fragili e delicati, un po' estraniati dal contesto della realtà, insomma, e o la natura in acquerello e tecnica mista di Patrizia Pacini Laurenti e le simbologie del colore sempre con la rappresentazione dei fiori di Patrizia Menozzi. Per la pittura astratta invece che vediamo su questa zona possiamo spaziare appunto in vari generi e tecniche, dall'olio all'acrilico alle tecniche miste, per rappresentare appunto più settori, appunto come abbiamo detto prima, in cui appunto la bellezza può essere rappresentata, ad essere narrata, e che comunque sono sempre collegati, nel caso di queste opere astratte, a concetti metafisici, comunque concetti astratti di interpretazione individuale della realtà che questi artisti hanno voluto portare avanti, come Tiziana Bortolotti, Simona Simonini, Giovanni Greco, Stefania Zini, che utilizza materiali di recupero, Anneke van Vleuten, e quindi queste sono le opere che riusciamo a vedere su questo lato. Poi ancora abbiamo un'idea della raffigurazione della bellezza in una chiave più ironica, insomma a volte anche un po' provocatoria, vediamo queste opere che sono in questa parte, e diciamo così anche per trattare delle volte dei temi che sono un pochettino difficili, come non so, potrebbe essere il problema della condizione femminile, il problema della scarsità in certi ambiti di cultura, il leggere i libri, insomma. Quindi è un po' anche la considerazione dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente, un po' tutte quelle tematiche che fanno parte della nostra attualità, in poche parole, ciascuno le ha analizzate, come Anita Marinoschka, Murian, Pasquale Celano, Monica Musiani, Irene Manente, Marichita, Martina Sant'Arsero, Maria Luigia Ingallati, Giancarlo Martelli, Graziella Massens, Nagra, e Movida, e Monaco Vito Davide. Alcuni di loro trattano anche tematiche che sono più legate al discorso olistico, e quindi insomma è una rappresentazione di vari generi, insomma, in cui si affronta la bellezza. E infine i ritratti che raffigurano la natura umana e le sue caratteristiche attraverso la simbologia dei volti, come nei quadri di Anna Rita Barbieri, Gabriele Cocchi, Tiziana Tirta Giammetta, Nicoletta Spinelli, Paola Zola, Tiziana Gualandi, Paola Antonelli. Ecco, in totale le opere sono circa una quarantina e ciascuna, come detto, interpreta a proprio modo la bellezza nelle sue varie sfaccettature. Come vi dicevo prima, questi artisti fanno parte di questo contesto di 56-57 artisti in totale che fanno parte di questa associazione o che ne hanno fatto parte e che si sono un po' tutti quanti cimentati a lavorare dietro a questo libro che appunto oggi è nato, insomma, e che con soddisfazione riusciamo a presentare. E diciamo, il libro appunto è un libro in realtà di arte, di storia dell'arte anche e di costume, che tratta un po' questo tema della bellezza sia come concetto ma anche proprio come valore estetico, ma anche proprio come valore di vita quotidiana, cercando di portare anche un po' un senso di positività attraverso l'arte e soprattutto il desiderio di lanciare questo messaggio di conservare quelle che sono le nostre, proprio la storia della nostra cultura, insomma. E diciamo, praticamente questo libro, che come avete visto si intitola anche lui Alla ricerca della bellezza, scusate mi siedo perché alla mia età ormai la schiena mi dà, mi siedo un attimo. E, allora, questo libro è edito da Vero Editore di Genova, una casa editrice che devo dire piuttosto coraggiosa perché investe in cultura, devo dire la verità, e non ha avuto remore, insomma, a realizzare quest'opera che è un pochettino fuori dagli schemi, insomma, in cui facciamo finalmente parlare gli artisti direttamente. E inoltre, appunto, come ho già detto prima, abbiamo questa prefazione del maestro Murer che ci ha dato molta soddisfazione, che parla della sua idea, del suo concetto, della sua idea del concetto di bellezza.
Perché si è deciso quindi di scrivere questo testo insieme a questi artisti? Innanzitutto perché si tratta di un tema che è fondamentale, insomma, nella storia dell'arte. E appunto in quanto storica non potevo non interessarmene, nel senso che l'argomento della bellezza è un argomento che lascia tantissimi spazi aperti e lascia tantissime libertà di opinioni e di valutazioni, insomma, su questo concetto. La bellezza possiamo dire che abbraccia un po' tutte le cose che riguardano un po' ciascuno di noi, insomma, sia dal punto di vista personale, sia proprio dal punto di vista anche della comunicazione con gli altri, perché ciascuno inevitabilmente si va a confrontare continuamente con un concetto e con un'idea che è quella delle altre persone, che possono essere o non essere d'accordo. Quindi diciamo che la bellezza può essere definita tra le tante altre cose anche proprio vera e propria comunicazione. E la comunicazione è molto importante, insomma, come tutti ben sappiamo, per mantenere un collante, insomma, tra le persone. Direi che è di vitale importanza. Senza la comunicazione chiaramente non esiste lo scambio di idee, e senza lo scambio di idee non esiste la civiltà. E quindi non so se voi vi siete domandati, io mi sono fatta tante volte una domanda che sembra anche molto semplice, ma in realtà dare una risposta non è così facile. E cioè chiedersi se sia meglio una comunicazione magari negativa, nel senso un litigio proprio, anche proprio litigare tra persone, oggi lo vediamo un po' dappertutto nei media, eccetera, eccetera, addirittura anche cose tragiche, a volte si uccidono addirittura per non andare così, per non riuscire a comunicare, oppure se sia meglio l'assenza di comunicazione, cioè proprio il non comunicare per nulla. Non è facile in realtà rispondere a quale delle due situazioni sia meglio. Però sicuramente la bellezza in questo tipo di argomento, cioè, ci entra a pennello. Perché questo? Perché diciamo che non sapendo, diciamo, che risposta dare, la bellezza ci salva sempre, perché anche attraverso un'opera d'arte, attraverso, diciamo così, quello che si può guardare di bello, ci possiamo un po' tutti rasserenare, insomma. E quindi evitare questo discorso, questa alienazione della mancanza di comunicazione tra persone, che veramente porta al crollo della civiltà, ecco, come è abbastanza ovvio che sia. E quindi l'arte ha questo merito, cioè l'arte da sempre, sin dalla notte dei tempi, ha trattato in lungo e in largo questo tema della bellezza. Per cui l'arte si può dire che alla fin fine non sia altro che comunicazione, insomma. È comunicazione perché pone in relazione l'artista, cioè chi crea l'arte, con chi ne fruisce. Ed è secondo me la massima espressione di libertà, perché non solo secondo me, perché l'artista crea assolutamente in modo libero e quindi porta avanti la sua ispirazione artistica con la massima libertà. E questo succede anche quando gli artisti lavorano su commissione, in realtà, anche se potrebbe non sembrare così. Lo dimostra il fatto, adesso non so se qui c'è qualcuno che lavora su commissione, ne vedo una, infatti mi potrà dare ragione su questo discorso, credo. Perché quando un fruitore, diciamo un committente, si rivolge all'artista, spessissimo apprezza moltissimo il lavoro finale che ha richiesto, quindi che parte da lui, che ha richiesto. Però spessissimo succede anche che il committente dica: beh, però non è che risponda proprio a quello che io volevo, a cui io pensavo che sarebbe stato realizzato, anche se magari se ne innamora. E questo è una cosa che deve assolutamente accadere, è importantissimo che succeda questo, perché è la massima libertà che all'artista deve rimanere per poter esprimere proprio la sua idea dell'arte. E quindi, diciamo, lascia libertà a lui, ma lascia libertà anche al fruitore, perché senza nessun tipo di barriera ciascuno può decidere se quell'opera gli piace oppure no. E nessuno si può discuterne, ma non si può dire: ah no, tu hai torto. E quindi metti d'accordo tutti alla fine, anche nello scontro, da questo punto di vista. Quindi l'arte, ecco, anche se non mette d'accordo, però ti fa parlare, ti fa comunicare, ecco, per esprimermi meglio. E quindi, diciamo, quando si ha davanti l'arte, a questo punto si ha davanti così la bellezza della libertà comunicativa, in qualche modo, insomma. E quindi la bellezza dell'espressione, la possibilità di portare avanti questa libertà di espressione della propria inventiva. Ecco perché in questa occasione ci è stato offerto da questi nostri artisti questo importante intervento in cui loro ci raccontano individualmente che cos'è per loro il concetto di bellezza e soprattutto anche che cos'è per loro il concetto di ispirazione creativa.
Diciamo che il libro è suddiviso in due parti. Abbiamo una prima parte che diciamo così, racconta un po' come venne concepita la bellezza sin proprio dal punto di vista estetico nel costume e nelle ideologie dei vari popoli che si sono succeduti appunto nel tempo sulla Terra. E andiamo proprio fino ai tempi primitivi, insomma si parla proprio dell'epoca primitiva e si portano avanti tutti i passaggi fino all'età moderna e all'età contemporanea. E quindi nel libro emergono appunto molte curiosità proprio sui sistemi di vita, sulla rappresentazione della bellezza nell'arte e proprio nei manufatti, nell'uso delle, così anche nei gioielli, anche come si costruivano per esempio gli edifici, insomma. E la cosa più interessante che si va a riscontrare in questo tipo di studio è come vi fossero tantissime situazioni comuni a popoli anche tra loro lontanissimi che nemmeno comunicavano, perché in antichità non dappertutto si riusciva ad arrivare. E, però ancora più interessante diventa al contrario vedere come si modificassero nel tempo i modi di concepire la bellezza e quindi tutto quello che magari prima veniva ritenuto sublime, bellissimo e straordinario poi in un'epoca successiva diventava obsoleto se non addirittura ritenuto brutto insomma e viceversa, sono questi cambi continui nel tempo e questa è abbastanza curiosa insomma, da rilevare. E questo quindi ci fa anche capire come tutto sia relativo e quindi anche come l'idea stessa di bellezza, l'idea proprio di assoluto nell'arte non sia così facilmente applicabile. Eppure il concetto di bellezza assoluta, proprio il concetto di assolutezza nella bellezza non può essere negato in realtà completamente perché esistono certi capolavori che sembrano ispirati da qualcosa di eccezionale, insomma tutti vediamo, sono delle opere che sono di una bellezza straordinaria, di una bellezza assoluta e non lo possiamo negare, insomma. Nel mondo antico ritroviamo varie opere d'arte che hanno questa caratteristica, qui adesso non possiamo stare a elencare tutto naturalmente, però un esempio che appunto è stato riportato sul libro, ve lo possiamo insomma, mostrare, ecco. E sono, li conoscete tutti, i famosi bronzi di Riace. Bronzi di Riace che sono stati ritrovati appunto dagli archeologi nel mare Calabria negli anni '80 e sono questi due bellissimi guerrieri che rappresentano la perfezione assoluta della raffigurazione nella scultura. E adesso qui forse riusciamo a vedere, perfetto, guarda, forse riuscite a vedere un attimo. Ecco, ne abbiamo uno dei visi intanto e i due personaggi. E diciamo che appunto proprio secondo i greci antichi appunto la bellezza era sinonimo di onestà e di purezza proprio dell'essere della persona. Ecco perché appunto raffiguravano questi corpi con una ricerca spasmodica proprio della perfezione. E i due bronzi di Riace, come anche la nicchia di Samotracia che abbiamo visto prima, sono proprio un esempio lampante appunto di questo tipo, questi generi, di questi canoni appunto di come si concepiva la bellezza a quei tempi. Curiosamente, sempre però in epoca greca, questo concetto venne modificato da Platone, per il quale appunto la bellezza invece è qualcosa di autonomo, è qualcosa di indipendente dalla fisicità. E quindi la visione sensibile, cioè proprio fisica, della bellezza viene superata da Platone, appunto, viene superata dall'intelletto, secondo Platone, e quindi va appresa attraverso la filosofia e la dialettica. Quindi per lui la bellezza era riscontrabile nelle forme geometriche che si fondano sulla proporzione data da leggi matematiche, da leggi universali, insomma. E quindi proprio con Platone possiamo dire che si comincia ad accennare ai primi rudimenti di una bellezza intesa proprio come concetto legato più all'anima, tra virgolette, che rispetto appunto alla fisicità. Questo è soltanto per dire che appunto in tutta la prima parte del libro si affrontano tutte queste tematiche e ci si occupa quindi di analizzare la storia e le idee degli uomini come concepirono nel corso dei secoli il discorso della bellezza. Per non potendo parlare di tutto, possiamo portare semplicemente un esempio dicendo che come posso dire, che se le cose probabilmente, cioè diciamo, se non ci fossero state queste modifiche, questi cambiamenti nel tempo della concezione proprio in sé per sé della bellezza, molto probabilmente noi oggi non saremmo
gli stessi, non saremo come siamo, magari ci vestiremo anche diversamente, avremo tutti altri gusti, in poche parole. E questo perché, per dirlo molto velocemente, per dire che la storia siamo noi, ed essendo noi la storia, noi siamo il risultato di tutto quello che c'è stato, che è accaduto prima, insomma, che c'è già stato. E quindi ne dobbiamo prendere atto per cercare anche di non dimenticare, perché ricordando ciò che è già accaduto, intanto possiamo aiutarci anche ad evitare certi errori che si vengono sempre a ripetere nel corso della storia, ma anche, diciamo, per, come si può dire, perché se conosciamo appunto quello che ci è già, che è già accaduto prima, diciamo, possiamo renderci conto che le cose nel tempo si ripetono, che tutto è relativo, insomma. E quindi anche nelle scuole la storia, come anche la storia dell'arte, andrebbe insegnata con una certa attenzione, insomma. E quindi i giovani hanno bisogno della storia, ma hanno bisogno anche della storia dell'arte, proprio perché la stessa storia dell'arte è vita ed è cultura, insomma. E all'interno dell'arte si racchiudono proprio le idee degli artisti. Gli artisti svolgono un compito importantissimo per la società, anche se spesso vengono anche un pochettino, diciamo così, non gli viene reso merito per tutto quello che in realtà fanno, insomma. E perché gli artisti alla fin fine non sono altro che degli esecutori, tra virgolette, degli esecutori delle proprie idee, dei propri pensieri, diciamo tutto quello che è il loro sentire, ma che spesso è anche il sentire degli altri. E quindi creano questa comunicazione che, diciamo, ritorniamo al discorso di prima, ci porta alla libertà, insomma, alla libertà di espressione. E quindi l'arte possiamo dire che è eterna. L'arte è eterna perché? Perché passa attraverso il tempo, va avanti attraverso il tempo. Potranno cambiare le tecniche, potranno cambiare gli stili, ma l'arte in sé per sé non potrà mai mutare, insomma, perché l'uomo comunicherà sempre attraverso l'arte. Ecco perché è così importante continuare ad insegnarlo. E quindi diciamo che, ormai per concludere, insomma, per non portare avanti troppo il discorso, e diciamo che l'arte visiva, ancor più di tutte le altre arti, forse, come anche la musica, è un metodo utilissimo, insomma, per arrivare a fruire immediatamente dell'oggetto che si guarda, quindi anche per fruire della bellezza, perché agisce su degli organi, sull'organo della vista, sull'occhio, come la musica agisce nell'organo, nell'orecchio, insomma. Quindi tu lo senti questo suono, lo vedi questo oggetto prima ancora di guardarlo, quindi prima lo vedi anche se non vuoi, poi inizi a guardarlo, guardandolo cominci a ragionare sull'oggetto che tu stai vedendo e quindi cominci a fruire dell'oggetto, e parte questo discorso della capacità di giudizio che ci porta poi a dare una nostra opinione su quello che noi andiamo a vedere. Quindi comporta automaticamente un ragionamento che poi modifichiamo nel corso del tempo, insomma, in base alle nostre abitudini, usi e in base alla storia. Dicevamo velocemente, per tornare un attimo a Platone, alla geometria, appunto intesa come perfezione estetica, che poi nei secoli successivi, con i romani abbiamo avuto Vitruvio con i suoi celebri precetti architettonici, a cui ha fatto riferimento tutto lo studio artistico di Leonardo da Vinci, e anche un po' misteriosi questi suoi studi architettonici, e che però si basavano sempre sulla ricerca di perfezione, e quindi calcolando attraverso il suo uomo vitruviano, che adesso vi vogliamo far un attimo vedere, di Leonardo da Vinci, calcolava numericamente e geometricamente tutte le misure che si utilizzavano a quel tempo per poter comporre e realizzare le proporzioni, e quindi per ottenere una perfetta armonia estetica insieme, insomma, in un dipinto come in una qualsiasi opera d'arte. E quindi in questo libro si trattano un pochettino tutti questi argomenti fino ad arrivare appunto all'epoca contemporanea. Ecco, quindi se vogliamo fare un velocissimo confronto per arrivare un pochino più avanti nel tempo e vedere la differenza tra l'antichità e il mondo un po' più moderno, insomma, andando all'Ottocento, saltando da Leonardo all'Ottocento, ci possiamo anche rendere conto che nell'Ottocento si ribaltano questi cambi con il romanticismo, con la poesia crepuscolare, eccetera, eccetera, e i romantici, diciamo, danno il sopravvento all'idea invece più della passione, il concetto del sentire, insomma, e quindi l'ordine geometrico non viene più, l'ordine cosmologico così non viene più preso in considerazione. Victor Hugo, lo scrittore francese dei Miserabili,
rispondendo appunto al caos, insomma, un po' della sua epoca, c'era stata la Rivoluzione francese, c'era stato Napoleone con la dittatura, eccetera, eccetera, e riporta appunto, parla appunto in queste sue opere romantiche, questo discorso proprio della bellezza intesa non più come ordine, ma come caos, caos e qualcosa di informe, insomma. Infatti Hugo scrive: la morte e la bellezza sono due cose profonde che contengono tanto d'azzurro e tanto nero, e paiono due sorelle terribili e feconde, con uno stesso enigma e uno stesso mistero. Ecco, questo proprio ti dà proprio l'idea della bellezza improntata proprio sul discorso del sentimento, anche un po' caotico, un po' disordinato, a volte anche tragico, e quindi porta dei passaggi epocali che sono enormi tra un periodo e un altro. Però tutti lavorano inevitabilmente sulla psicologia umana, e tutto questo fino all'epoca contemporanea. Per cui il libro affronta un po' tutte queste tematiche, domandandosi infine che cosa sia appunto l'ispirazione creativa che spinge da sempre gli artisti, a volte anche proprio come assaliti da questa frenesia, insomma, di creare, a volte anche in sofferenza psicologica, ce lo raccontano, se non addirittura in sofferenza fisica in certi casi particolari, che però li costringe ad agire e a creare un'opera d'arte. Ecco, su questo l'antichità parlava di Daimon, il famoso demone creativo, che sceglieva, insomma, secondo i greci, gli umani eletti su cui appunto agire, guidandoli anche contro la loro volontà oppure a loro insaputa, e li spingeva a realizzare, e quindi li ispirava nel realizzare un'opera d'arte. Quindi non veniva dalla persona, ma veniva da questa sorta di daimon. Noi non sappiamo se sia così, ce lo domandiamo, e nel libro appunto si parla di questo, e ciascuno dà un pochettino la sua opinione. E quindi, diciamo, ultima cosa che vi dico sul libro è il libro è corredato di un nutritissimo apparato fotografico, perché sono più di 100 fotografie a colori, e quindi concludo lasciando a voi così l'enigma, la curiosità di sapere che cosa sia davvero questa bellezza, che cosa sia davvero questa ispirazione artistica, come poi verrà rivelato nel libro, insomma. Voglio concludere allora in rappresentanza di tutti gli artisti che hanno partecipato presentando, adesso non so se ce l'ha fatta perché proprio oggi ha un problema alla gola, Graziella, appunto vieni qui da noi, dai, vieni, questo ce la fai, lo leggi, altrimenti te la leggo. No, diciamo, no, e Graziella Massenz, Nagra, che fa parte della nostra associazione, anche lei ha partecipato insieme a tanti altri artisti al nostro libro, e ha realizzato la copertina, scusate, non la copertina, la copertina è di Maria Grazia Ferri, ma ha scritto una bellissima poesia proprio dedicata a questo tema, che si intitola appunto La bellezza, e che abbiamo utilizzato come apertura di questo libro. Te la senti di leggerla o preferisci che leggi? Preferisco che la legga tu. La leggo io. La leggo. Perdonatemi, perché io con la recitazione sono zero assoluto, ci provo. La bellezza. Bella la ragnatela, bello il sasso bagnato dal fiume, e l'estasi lassù, nascosta tra le stelle. Bello anche il brutto, se lo sai guardare. Bello il dolore, nel suo doppio valore. Belle le note, alte, basse, sparpagliate. Bello è chi soffia sui do, re, mi, fa, e canta, e compone, e balla la vita. Bello il coraggio, bello l'amore, e il cuore che batte, che strilla, che arranca, che sale, che scende. Bello quel volo che sfiora i capelli, un fiore improvviso, mosso dal vento, bello il silenzio che tutto lui sa. Grazie. Ecco, bene, e quindi se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, abbiamo ancora qualche minuto disponibile, altrimenti... vi ringraziamo tutti appunto per essere intervenuti.